Le verifiche sono durate oltre una settimana per arrivare alla definizione dell'assise, rispetto alla quale i dubbi e le certezze sono rimaste in bilico fino all'ultimo istante. Quando il presidente della Commissione elettorale centrale del Tribunale di Vibo Valentia, Mario Miele, ha avviato la formula della proclamazione ufficiale degli eletti, ogni controversia è stata messa da parte per prendere atto dei 32 nominativi che comporranno il nuovo Consiglio Comunale di Vibo Valentia. Nell'aula Emilio Sacerdote del vecchio Palazzo di Giustizia di Corso Umberto I si sono presentati in pochi, quelli che, eletti con il massimo dei voti, avevano l'assoluta certezza di avercela fatta e quelli rimasti in bilico fino all'ultimo istante, potendo sciogliere ogni dubbio solo ascoltando quanto il giudice elencava. E così Rosa Chiaravallotti scopre di dover lasciare il posto all'ex assessore della Giunta Costa Lorenzo Lombardo nella lista Forza Porto Santa Venera a sostegno del sindaco eletto, così come in Fratelli d'Italia Antonio Curello alla meglio sulla giovane Schiavello solo per il miglior piazzamento in lista, avendo entrambi ottenuto lo stesso numero di voti. Risolto questo enigma, ma certamente non mancheranno i ricorsi al TAR e dunque la discussione non finisce qui, si passa a quello più complesso della composizione della giunta che dovrà stare al fianco al sindaco Maria Limardo. Solo dopo si parlerà della data della prima seduta di insediamento di questo nuovo Consiglio Comunale.